Buon Natale o cattivo Natale se hanno già iniziato a rompere le balle ai parenti. Spero che non abbiate iniziato a impacchettare, perché oggi trasformiamo le rose in carta regalo. Ho iniziato buttandoci acqua bollente, evitate le ustioni di quarto grado perché non voglio denunce, poi li ho pressati e li ho lasciati raffreddare. È uscito questo bellissimo inchiostro. Per fare la simpatica ho usato l'inchiostro delle rose per dipingere proprio delle rose usando una tovaglia bianca, che in realtà vi sconsiglio perché ha assorbito troppo inchiostro. Poi ho rifatto i contorni con un pennarello e questo è il risultato. Mi erano rimaste ancora le foglie e visto che buttarle via era un peccato, ho deciso anche loro di fare il bagno nell'acqua bollente e di ricavarci l'inchiostro. Naturalmente qui è più difficile perché il pigmento verde, cioè la clorofilla che era presente nelle foglie, non è stato assorbito dall'acqua, ma comunque sono riuscita a prendere un po' di pigmento giallognolo. La cosa affascinante è che aveva una consistenza molto particolare, era quasi gelatinoso. Ho deciso di usare alcune delle foglie rimanenti, immergendole in questo inchiostro e poi premendole sempre su questa tovaglia di carta bianca, per creare la mia nuova carta regalo. Ed è stato veramente un processo lungo, ci ho messo una vita, quasi quasi mi sembrava di averci messo meno a disegnare le rose. Una volta che ho fatto tutto questo, l'ho lasciata asciugare e una volta che era tutto asciutto, ho deciso anche in questo caso di usare un pennarello per ridefinire gli ultimi dettagli. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e seguitemi, e fatemi sapere se avete mai provato a estrarre inchiostro dai fiori. Intanto vi lascio al video rilassante in cui finisco la carta regalo. Ciao!